Lo schermo, ecco qua. Ok, dunque, la lezione di oggi la potete studiare tranquillamente, visto che, come dicevo, appena arrivato qui in classe, non so se tutti i ragazzi a casa mi hanno sentito, ma non credo. Volevo martedì, come avevo già in qualche modo anticipato, e abbiamo cominciato, please. Guerre persiane trattino materiali. Mi volevo ricordare che martedì noi faremo un test che avrà a che fare con Sparta, Atene e le guerre persiane. Quindi un bel test cicciottello, diciamo così. E quindi ecco, se c'è qualche cosa che vi viene in mente da chiarire, no, adesso lo fate, lo approfittatene, perché poi ci vedremo direttamente martedì, in quanto lunedì abbiamo la solita lezioncina a distanza, quindi ok. Allora, sulla prima guerra persiana ci siamo stati parecchio sopra. In effetti, anche l'ultima mia lezione asincrona di lunedì, non so se l'avete vista, anzi, scusate il ritardo, ma l'ho messa un po' più tardi, diciamo, e riguardava comunque cose che giravano intorno a quella prima guerra. Ora, come era andata, lo sappiamo, no? C'è stato un tentativo di espansione dell'impero persiano verso occidente, tentativo tutto sommato dettato anche dalla voglia di punire, vi ricordate, Atene ed Eretria, che avevano aiutato le città greche di quella che si chiamava Lidia, no? Cioè questa parte qui, della la parte destra, no? Diciamo così, di questa mappa che avete appena aperto, che erano capitate tra le grinfie dell'impero persiano. Vi ricordate che poi quella ribellione venne praticamente come dire, soffocata dall'impero persiano stesso, e quindi per esempio una grande città che si chiamava Mileto è stata praticamente rasa al suolo dai persiani, come ammonimento per gli altri. Cioè adesso, da adesso in poi siete roba mia, ok? E però vi ricordate che il re, l'imperatore Dario, il re persiano Dario, volle punire Atene soprattutto per questo aiuto che aveva dato alle città ribelli. Come finisce quel tentativo? Beh, male per i persiani, ma in realtà era stato veramente un tentativo, cioè non avevano mandato in Grecia il grosso dell'esercito, il grosso della loro flotta. Quindi Atene, vi ricordate, ha praticamente da sola, perché Sparta, vi ricordate, c'era rifiutata di partecipare al conflitto, e vinse abbastanza inaspettatamente, no? L'impero persiano, l'esercito persiano, Buongiorno, prof, scusi il ritardo. a Maradona, no? Scusate che. Quindi ecco. La battaglia di Maratona, abbastanza sorprendentemente, vi ricordate, abbiamo visto com'è andata la cosa anche attraverso una mappa del campo di battaglia, ha dato la vittoria ad Atene, no? Quindi ecco, poi intorno alla battaglia di Maratona ho organizzato quella lezioncina a distanza, no? Che spero vi sia stata utile. Avete visto poi il colpo di fortuna, no? Di una fonte materiale assolutamente pazzesca, cioè l'elmo del comandante dell'esercito ateniese, no, a Maratona, Milziade, no? Clamorosa scoperta. Bene, ma arriviamo alla seconda guerra persiana e terminiamola, perché in effetti noi siamo al secondo tempo oggi di questo braccio di ferro, no, fra persiani e greci. Ecco, a questo punto possiamo dire greci. Allora, circa 10 anni dopo la conclusione, insomma, del primo tentativo persiano di attaccare le polis greche, soprattutto Atene, c'è un secondo tentativo. Nel 490, praticamente il figlio di Dario, che si chiama Serse, questo raccontino lo avete a pagina 177 fino a pagina 170, beh, fino a pagina 180. Quindi oggi cerchiamo di vedere tutto quello che succede, insomma. Beh, organizza le cose sicuramente meglio, diciamo così, del padre. Tanto per quantificare, poi andiamo a vedere quali sono i momenti principali di questo conflitto, molto più largo, eh? Non si conclude con una battaglia sola, come vedremo. Serse, pensate,
intanto manda verso la Grecia 1000 navi, così almeno dice Erodoto, mo sta a vedere se forse lui esagera il numero, però sicuramente è un tentativo più massiccio rispetto al tentativo di Dario. E poi ben, per quell'epoca sembra un numero eccessivo, però insomma, se ci crediamo a Erodoto, ben 300.000 soldati, insomma, un bel po'. E come è organizzata questa campagna? Ecco, se seguite sulla mappa, no? E gli itinerari verdolini, vedete, si parte da Sardi, che era una delle città più importanti dell'impero persiano, c'è un itinerario, vedete, con una linea più continua, in verde, che è l'itinerario seguito via terra dall'esercito, quindi questi 300.000 persone fanno un po' un giro abbastanza largo, e vedete, praticamente loro hanno intenzione di attaccare Atene prima, e poi anche Sparta, che stavolta, meno male, partecipa alla guerra. Tutta questa massa mostruosa di gente, per quell'epoca, ragazzi, un esercito veramente, una specie di schiacciasassi enorme, come fate a alimentarlo, a rifornirlo di armi, di cavalli, che ne so? Praticamente a questo itinerario di via terra, Serse accompagna un itinerario via mare, cioè quelle famose 1000 navi servono a seguire, vedete, più o meno costeggiando il percorso che fa l'esercito sulla terra, per motivi, appunto, come si dice adesso, no, logistici, cioè gli dà l'appoggio, no? Che ne so, i feriti come vengono curati? Vengono imbarcati sulle navi. Quando finisce da mangiare e da bere, beh, ci pensano le navi a sbarcare l'occorrente. Insomma, due spedizioni, no, parallele, una via terra e una via mare, che dovrebbero praticamente mettere la parola fine, insomma, al confronto con le polis greche. Le polis greche questa cosa se l'aspettavano, però. Vi ricordate che Atene, penso che vi ricordiate, no, il dibattito politico, anche la polemica fra il partito aristocratico e quello democratico, con Temistocle che disse: ma perché non ci costruiamo una bella flotta, così insomma siamo più padroni del tratto di mare che ci separa con i persiani? Aristide si era opposto, bla bla bla, però alla fine c'era avuto ragione Temistocle. E non solo, ma Atene intorno ad Atene, dimmi scusa, ma come no? Intorno ad Atene praticamente, pensate, Atene aveva creato nel frattempo una lega, un'alleanza delle città greche che si opponevano all'arrivo dei persiani. Attenzione, non tutte le città greche approvarono questa alleanza. Vedete, per esempio, quest'area gialla che vedete qui, la vedete? Lì c'erano delle polis che invece erano amiche dei persiani. Pensate che folli, praticamente. E anche buona parte delle città che stavano in Tessaglia, il centro praticamente della penisola greca, vedete? Non è detto che fossero tutte schierate contro i persiani. Cioè, perché fanno questa scelta? Dice: ma che facciamo? Stanno piovendoci addosso 300.000 persone, ma noi è meglio che veniamo a patti con i persiani. E invece, ecco, vedete, tutta la zona in verde della penisola greca è quella che aderisce a questa famosa lega di Corinto. Corinto, tenete presente, sta qui, praticamente nella congiunzione fra il Peloponneso e l'Attica, città dove i rappresentanti di ben 31 polis greche si giurarono reciproco alleanza, no, contro il pericolo persiano. E finalmente stavolta, ecco, meno male, non ci hanno scuse, c'è anche Sparta. Sparta si è resa conto che una volta eliminata Atene, poi i persiani non si fermerebbero lì, no? Quindi arriverebbero, pioverebbero anche su di lei. Quindi dice: vabbè, mettiamoci insieme. Pensate che addirittura Aristide, no? Abbiamo qui i greci fanno proprio massa, no? Fanno proprio gruppo, squadra. Vi ricordate Aristide che era stato ostracizzato? Viene richiamato in patria prima, perché lui è un bravo stratego, quindi dice: vabbè, va, lasciamo perdere i famosi 10 anni, chiamiamolo prima perché ci serve, insomma, no? Chiaramente. Le tappe più importanti. Allora, intanto, il piano dei greci qual è? Fare diga contro l'arrivo di questo enorme esercito. Due erano i punti dove bisognava resistere a tutti i costi. Uno difendeva Atene, e praticamente, come vedremo, sta qui. La prima linea di resistenza è il passo, parlo a livello geografico, c'è ancora oggi, il passo delle Termopili. Vediamo che vuol dire.
E la seconda linea, se fosse stato sfondato questa prima linea di difesa, di resistenza, qui sull'istmo di Corinto, vedete questa sottile lingua di terra che unisce il Peloponneso al resto della Grecia. Quindi ecco, questi erano i piani. Reggiamo in modo che difendiamo le due grandi città nostre, no? Atene prima e Sparta dopo, praticamente. O gli spartani che ottengono, beh, voi lo sapete, no? L'abbiamo detto tante volte, lo ridiciamo anche visto che martedì fate il compito in classe, gli spartiati erano macchine da guerra, cioè erano micidiali, cioè erano armi di sterminio di massa, cioè erano super guerrieri, professionali praticamente, no? Vi ricordate tutta l'educazione, no? E gli spartani dicono agli altri greci, sentite, su terra date a noi il comando, no? Perché noi ci capiamo più di voi, insomma. Atene, tu chi mandi in guerra? Cittadini normali, no? Noi siamo, insomma, siamo stati allevati, addestrati fin da quando ci abbiamo avuto 8 anni a ammazzare la gente, quindi dateci il comando delle truppe via terra. Sì, Atene dice sì, per carità, alzo le mani. Però Atene dice, però poi la flotta la guidiamo noi. Quindi tutte le navi che le poleis greche fanno convergere in questa alleanza, però hanno il comando ateniese. È pure giusto, no? Credo. Bene. Il primo tempo della guerra si conclude qui con la battaglia delle Termopili. Vedete, lo stesso anno praticamente, che succede? Il 490 era stato, ricordate, l'inizio dello scontro con i persiani. 10 anni dopo, come dicevo, nel 480, qui succede questa cosa, le Termopili. È una delle, almeno secondo Erodoto, ma anche poi nella storia successiva, è uno dei momenti più alti della storia greca. C'è un sacrificio di 300 persone, come vedremo. Se aprite, ovviamente parlo con quelli che stanno qui in classe, se aprite dentro quella cartellina l'immagine Termopili, la possiamo un attimo commentare. Perché hanno scelto i greci questo posto per prendere l'urto iniziale di questi cavolo di 300.000 persone? Perché vedete, l'esercito persiano era costretto in quel momento, vedete, veniva da una pianura, no? Questa più chiara. Qui ecco, in verde chiaro, poi comincia il terreno a sollevarsi, e poi in verde scuro sono proprio delle montagne. Quindi praticamente l'esercito persiano, se voleva continuare ad andare verso sud, quindi verso Atene, doveva passare attraverso questo stretto corridoio naturale. Da una parte c'era un golfo, il mare Egeo, e dall'altra parte le montagne. Quindi praticamente che succedeva? Non so se avete visto il film 300, forse qualcuno l'ha visto. I 300.000 uomini, no? Se li schierate praticamente spiattellati su una pianura, sono una massa d'urto paurosa. Adesso Erodoto ce lo dice quanti erano al massimo i guerrieri spartani, ma anche delle altre città. Io penso che al massimo fossero 100.000 persone. 300.000 contro 100.000, dentro una pianura li massacrano, no? Chiaramente i 100.000. Qui invece i greci che ragionavano, dico, ma qui noi avremo a che fare con un esercito schierato, però in maniera stretta, e quindi possiamo in qualche modo fermarli, in qualche modo. Se non ci riusciamo, comunque guadagniamo tempo, in modo che Atene si attrezza per ricevere pure lei questa marea di gente. Allora, alle Termopili chi vediamo schierati? Beh, sicuramente qualche migliaio, poveracci, di uomini. Qualche migliaio, quindi Erodoto forse esagera questo numero restringendolo per far vedere l'eroismo dei greci. Lui dice che sono circa 5.000 persone. 5.000 contro 300.000. Cioè, che è come, che ne so, Real Madrid contro Palocco, che ne so, o contro Ostia Mare, no? Cioè, un massacro totale. In effetti, pensate che chi comanda questo avamposto greco? Un re spartano, ricordate che i re erano due a Sparta, no? Uno rimaneva a casa in caso di guerra e l'altro andava con l'esercito. Questo è un re leggendario, però è esistito, quindi... Io sono andato a Sparta oggi, che è una cittadina di medie dimensioni, e c'è in una piazza c'è il monumento a Leonida. Appunto, Leonida è il re spartano che guida questa resistenza. Questi disgraziati degli altri greci, però,
appena vedono arrivare questo esercito che copre la pianura, diciamo così, 300.000 persone, si danno, cioè hanno un momento di panico. Quindi la maggior parte delle città alleate di Sparta e di Atene scappano, lo so, quindi può succedere. E pensate che praticamente gli unici che non si arrendono, gli unici che dicono vabbè, stiamo qui, che figura facciamo, sono 300 guerrieri scelti, dice Erodoto, cioè i meglio guerrieri spartiati, con Leonida. Quindi Leonida, vedete, ecco qui c'è lo svolgimento. Com'è? Suicidio quasi, sì. Sì, però sai, loro si sacrificano, perché se i persiani avessero superato con un salto le Termopili, poi ad Atene non si sarebbe potuto organizzare. Lì poi c'era una valanga praticamente di soldati persiani, e gli ateniesi sarebbero stati fatti a pezzi, compresi donne e bambini, insomma, anziani, eccetera. Quindi Leonida si rende conto che non vincerà mai, no? Ovviamente, insomma. Però dice, almeno ritardiamo con la nostra morte il cammino dell'esercito, è importante in questa fase. Allora vedete, questo blocco rosso, diciamo così, questo è l'accampamento dei persiani prima della battaglia, vedete, un'avanzata molto veloce, questo è il loro schieramento, e qui, poverini, ci sono gli alleati degli spartani, e questi invece sono i famosi 300, e vedete qui praticamente, ecco, poi dice Erodoto che benché i 300 spartiati o spartani, come volete, reggono tre giorni, ragazzi, a questa mostruosa forza persiana, a un certo punto c'è, dice Erodoto, un traditore che mostra a un esercito persiano che ha trovato questo imbuto, diciamo così, questo tappo, che sono i 300 di Leonida, li guida attraverso un passo montano, vedete la linea tratteggiata, che gli permette, ahimè, di prendere alle spalle praticamente i 300, che vengono tutti massacrati, compreso Leonida, quindi si sapeva, insomma, che sarebbe andato a finire così. È morto, beh, è un mito, cioè pensa che i greci, insomma, hanno addirittura composto inni, poesie, in onore di Leonida e dei 300 spartani. È un momento mitico della loro storia, insomma, diciamo così. Bene, Termopili è andata. Adesso i persiani, con un po' di ritardo, puntano direttamente, vedete, verso Atene. Seguite qui sulla cartina di prima, no? La traccia verde. Atene, ragazzi, che fa? Gli ateniesi hanno avuto tempo per organizzarsi. Pensate che c'è una specie di migrazione dei cittadini ateniesi che non combattono, quindi la cittadinanza, insomma, inerme, scappa da Atene. Atene purtroppo, dice, è persa, diciamo, e lo sarà in effetti, e vanno sull'isola di Salamina. Vedete questa isoletta qui che sta sul golfo, appunto, che si chiama oggi di Salamina. E quindi immaginate che ne so, 10.000 ateniesi, no, vanno a finire tutti dentro quest'isola ad aspettare come finisce questa guerra. E quando arrivano i persiani ad Atene, la radono al suolo. Sono rimasti lì ad Atene alcune forze militari, insomma, che dovrebbero cercare di reggere questo assedio. I persiani sono troppo più forti, e quindi praticamente Atene, ahimè, la vecchia Atene, di cui non c'è più traccia oggi, anche a livello archeologico, viene praticamente rasa al suolo. I templi sull'Acropoli vengono distrutti, eccetera, eccetera. L'Acropoli come la conosciamo oggi, che è una meta turistica clamorosa, dove c'è il Partenone, è successiva alla distruzione della prima polis. Okay? Quindi gli ateniesi poi, ecco, già vi un piccolo spoiler, gli ateniesi poi torneranno ad Atene, perché la guerra finirà, come tra poco vedremo. A questo punto, ragazzi, che succede? Ma Serse sente di avere la vittoria in tasca. Ha distrutto l'odiata Atene, manca Sparta, no? E prima di arrivare però nel Peloponneso, lui vuole assicurarsi praticamente di avere mano libera sul mare. Cioè, non vuole che la flotta che appoggia il suo esercito abbia a che fare poi con la flotta greca, insomma, no? Che potrebbe in qualche modo far fallire questo disegno. E quindi dice, no, l'unica cosa, prima di far fare la stessa fine di Atene a Sparta, e voglio distruggere la flotta greca. E allora, se vi ricordate,
Quali sono le forze in campo? Pure qui sembra una battaglia persa praticamente. I persiani avevano delle flotte, una flotta fatta da navi. Io scherzando, quando arrivo a fare questa battaglia di Salamina, dico: ci avete presente una portaerei? Vabbè, non così grandi, però navi molto grosse, molto grandi, che ospitavano. Sapete come si combattevano le guerre, le battaglie navali? Non c'erano i cannoni, no? Praticamente tutte le navi avevano a pelo d'acqua una specie di sperone, un trave di legno, però coperto di ferro. Quindi praticamente le navi diventavano come dei siluri contro le navi nemiche. Si cercava di manovrare in modo da sfondare con questo sperone lo scafo della nave nemica e di farla affondare. Quindi era così la battaglia navale a quei tempi. Grazie alla forza dei rematori si prendeva la rincorsa e si sfasciava praticamente la nave nemica. I greci, perché sembra proprio una favola, no? Il gigante contro il nano. I greci invece, ecco, Temistocle aveva convinto i greci, l'abbiamo vista nell'altra, mi pare in una lezione a distanza, a costruire le triremi. Erano navi agilissime, molto lunghe, però piccole, molto piccole rispetto a queste giganti del mare che erano le corazzate, diciamo così, persiane. E quindi pure questa sembra una partita persa, diciamo, no? Queste enormi navi persiane sfasceranno in mare aperto le chiglie delle navi greche, no? E invece, se voi aprite l'altra slide che si chiama Salamina, ci abbiamo, vabbè, in inglese, ma tanto non ci serve, seguite me. Vedete, Salamina è una trappola per i persiani. Allora, secondo voi si manovra più velocemente un transatlantico o un gommone? Pensateci un attimo, non so se siete mai stati per mare. Il gommone che ci vuole girare? Il transatlantico, insomma, c'è i suoi tempi, no? È più, come dire, è come un elefante e un topolino, no? Topolino, elefante, insomma. E qui i greci sono bravissimi. Allora, intanto guardate questo disgraziato di Xerxes, come si chiamava in greco, di Xerxes, predispone praticamente proprio davanti al Golfo di Salamina, perché i greci nel frattempo, vedete, le navi greche, se non sbaglio, sono quelle, seguiamo la leggendina, no? Sono quelle rosse, vedete? Si sono messe praticamente qui dentro lo stretto a Salamina. Quindi ricordiamoci che sull'isola ci sono tutti gli ateniesi che assisteranno allo scontro, e le navi persiane commettono questo errore, insomma, avevano già la vittoria in tasca, no? Tanto che Xerxes si fa predisporre proprio sulla costa, qui davanti all'isola, una specie di palco dove lui vuole assistere alla vittoria. Ciao. Quindi è tutto pronto per celebrare la vittoria quasi definitiva, no, delle guerre persiane. Oh, stavo dicendo, qual è l'errore? L'errore è di accettare uno scontro navale in un posto stretto. In effetti, guardate, è veramente stretto. Cioè, qui la distanza fra la costa dell'isola e la costa poi greca vera e propria, quanto sarà? Boh, un chilometro massimo, un chilometro. Non dico che si può fare a nuoto, ma quasi. Quindi immaginate questi, scusate il termine buffo, no? Questi sarchiaponi che sono praticamente le navi persiane, entrano nello stretto e lì vengono fatte a pezzi, perché praticamente le scattanti triremi ateniesi e non solo sono più facili da manovrare anche in spazi molto limitati. E quindi anche qui inaspettata vittoria. È una vittoria importantissima, perché praticamente immaginate che in questa che viene definita una delle più sanguinose battaglie navali della storia antica, qua direi quasi tutte le navi persiane vengono metodicamente affondate, e ovviamente i marinai affogano o vengono presi prigionieri o vengono uccisi poi sul mare. Quindi grande vittoria di Temistocle, che chiaramente era quello che aveva sponsorizzato la creazione di questa flotta, e soprattutto lì a Salamina ci stava, insomma. Io penso che Xerxes, quando ha visto come stava messa la questione, si è alzato dal suo trono qui, no? Vedete? C'è scritto qui Xerxes, no? E se n'è andato, ovviamente. Quindi che è finita la guerra? Non ancora, però manca veramente poco, perché l'esercito persiano aveva un bisogno assoluto, no? dell'appoggio della flotta. La flotta non c'è più,
cioè come mangiano, come si riforniscono di tutto quello che serve a una campagna militare. Allora, Cersei se ne torna a casa e abbandona praticamente l'esercito in Grecia, lo dà in mano a un generale, no? Che si chiama Mardonio, e però qui poi c'è il colpo di grazia, diciamo così, dei greci, che si prendono tutta la rivincita sulle Termopili. Qui vedete a Platea, praticamente, dove l'esercito persiano voleva varcare l'istmo di Corinto per attaccare Sparta, ma non c'è più le forze. In pratica, un altro re. Come no? Vai. E un altro re spartano che si chiama Pausania comanda l'esercito greco e a Platea, vedete, a un anno di distanza, ma nemmeno, sì, a qualche mese di distanza dalla battaglia di Salamina, praticamente i persiani vengono sconfitti anche su terra. E a questo punto la guerra praticamente è finita. Ho pensato che a Platea combatté anche l'ostracizzato Aristide, cioè è stato richiamato e quindi adesso aiuta. Il colpo di grazia praticamente, anzi, i due colpi di grazia sono uno qui, un'altra battaglia navale a Micale, vedete qui sulla mappa, no? Siamo sulla costa praticamente persiana, il promontorio del Micale, un anno dopo, battaglia navale persa di nuovo dai persiani, e poi ecco il colpo di grazia vero che praticamente fa sì che i greci riconquistino tutto quello che, vedete qui in rosa, i persiani avevano conquistato anni prima, li ricacciano praticamente al di là di quello che viene chiamato Ellesponto. L'Ellesponto è questa cosa qui, vedete? Questo braccetto di mare stretto che poi va verso il Mar Nero. Ecco, la battaglia è vicino a una città che si chiama Sesto, e lì praticamente i persiani ormai non ce la fanno più, vengono per l'ultima volta sconfitti. Tenete presente che Sesto faceva già parte del territorio greco, quindi da adesso in poi l'impero persiano, uno, viene ricacciato al di là del mare, quindi se ne tornano a casa sconfitti, quindi immaginate che tutta quest'area qui, no, dove c'è scritto Tracia, ridiventa greca, e non solo, ma cosa che è piuttosto importante per i greci, rinunceranno a ulteriori tentativi di rompere le scatole alle polis greche. Oh, secondo voi, ragazzi, qui terminiamo, poi smettiamo. Chi ci ha fatto più bella figura tra le polis greche, ragazzi? Ragioniamoci un attimo. Qualcuno dice Sparta. Vabbè, vediamo se è vero. Diciamo che è vero fino a un certo punto, nel senso che la città che fin dall'inizio, no? Da quando ha cominciato ad aiutare Mileto, vi ricordate? Ha difeso Mileto, no? Quando Mileto si è ribellata a Dario, ha combattuto da sola, vi ricordate, a Maratona, e ha vinto. Ha provocato quella che forse è stata la catastrofe più clamorosa per i persiani, che è la battaglia di Salamina, Atene, no? Quindi da adesso in poi si apre un periodo della storia greca dove Atene è sicuramente la città più importante della Grecia. Però anche Sparta, come vedrete, avrà le sue ambizioni. Anticipazione: dopo aver trovato faticosamente, no, per le poleis strano, questo momento di unità che era la Lega di Corinto, purtroppo adesso si arriverà allo scontro, ahimè, finita la minaccia persiana, si arriverà molto presto, sempre nel V secolo avanti Cristo, allo scontro quasi inevitabile, direi, fra Atene e Sparta. Non solo, ma Atene e Sparta si portano appresso uno la metà e l'altro l'altra metà delle città greche. Quindi gli amici di Sparta e Sparta, gli amici di Atene e Atene. Si apre un conflitto lungo, pensate, 30 anni, dura sta guerra, con delle pause, che però porterà la crisi poi delle poleis. Ok? Vabbè, quindi però per il momento facciamo che le poleis si godono la vittoria nelle guerre persiane, e soprattutto, ecco, cerchiamo di studiarci questa robetta qui per il compito in classe. Per il compito in classe, visto che
Noemi è uscita un attimo, quindi non me lo può chiedere, di solito è lei che lo chiede. Sul registro elettronico vi metto poi ovviamente le pagine proprio vere e proprie da studiare. Se vuoi, ok. Non ho capito, scusa. Sì, martedì, eccolo, sì, lo dico così non ci sono sorprese. Anche in altre classi, quando faccio compiti in classe anche più lunghi, no? Di 2 ore, quando faccio letteratura al triennio, no? Io poi vediamo un attimo le domande insieme e poi dico, oddio, cominciate, ok? Però lascio aperta la connessione, insomma. Quindi se durante il test volete farmi una domanda, io sto qui. Come se steste in classe, insomma. Ok? Va bene, intanto i ragazzi che stanno a casa, possiamo salutarci. Se non ci sono domande, ci vediamo direttamente. Arrivederci, prof. Martedì. Arrivederci. Ciao ragazzi, arrivederci. Arrivederci, prof. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.